Legature. Siamo sempre alla pagina 23, nella seconda parte. Noi avevamo già affrontato l'argomento delle legature quando abbiamo parlato della Ninna Nanna. Qui ci ritorniamo un po' sopra e vediamo che in questo piccolo brano di solo 8 battute ci sono molte legature, anche molto piccole, anche legature che uniscono fra di loro soltanto due note oppure tre. In questo caso, più che legature di frase possiamo dire che sono semplicemente dei suggerimenti con i quali il compositore ci chiede di unire i suoni di queste note. Io non devo fare in modo che, per esempio, fra questo re e questo si, oppure fra questo si e questo sol, ci sia un piccolo spazio vuoto, un piccolo istante di silenzio. Cioè, lui mi chiede non suonare re, si, così con i suoni staccati fra di loro, ma suona in maniera che i due suoni siano fusi insieme, siano uniti. Abbiamo già visto che per ottenere questo risultato io devo prima suonare la nota che viene dopo e poi lasciare quella che sto già suonando. Questo è quello che accade al rallentatore. Quindi, re, si. Si, sol dovranno essere suonati in maniera da unire i suoni. Tra i due si, invece, per forza ci dovrà essere un piccolo istante vuoto, perché se io voglio suonare nuovamente il si che ho appena suonato, devo per forza alzare il dito dal tasto per riabbassarlo. Quindi ci sarà fra questi due si un piccolo istante vuoto. È proprio questa l'espressione che il compositore ci chiede con questo tipo di scrittura e con queste legature che lui ha messo qui. Nelle battute successive si ottiene lo stesso effetto: note che sono legate, unite fra di loro, e note che per forza dovranno essere staccate, perché per suonare due volte di seguito il La, che è lo stesso tasto, dovrò alzarlo per poi poterlo ripremere. E così via fino alla fine. Suonerò una volta soltanto la mano destra, che ha questo effetto nuovo di note unite e note staccate, e poi suonerò le due mani insieme.